Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo come avete letto dal titolo sarà un video un po' speciale che è la prima volta che vi propongo sul canale, quindi mi raccomando fatemi sapere come sempre nei commenti se può piacervi questa tipologia di video e se appunto magari può interessarvi un video simile in cui vi elenco un po' tutti i miei prodotti preferiti con prezzo inferiore di 3, 5 o 10 euro. Comunque adesso vi spiego tutto subito. Ho pensato infatti di radunare in un video un insieme di prodotti che secondo me sono molto validi e che hanno un prezzo davvero bassissimo, in questo caso inferiore di 3 euro, quindi veramente non ci sono scuse per non averli e per non acquistarli, perché comunque danno una resa buona, ottima ed un prezzo davvero molto piccolo. Senza che mi perdo in chiacchiere, iniziamo subito. Naturalmente sarà un mix di prodotti make-up, skin care ma anche hair care, che per me sono, come capirete tra pochissimo, indispensabili. Iniziamo subito con un mascara di cui vi lascio la foto qui perché credo di averlo già terminato, ossia il mascara Essence, quello dal packaging fucsia Lashes of the Day. Ho acquistato questo mascara con il rifornimento dello scorso anno, cioè con il nuovo assortimento, in quanto ero stata molto invogliata dal prezzo. Avendolo provato poi nel periodo successivo, devo dirvi che mi sono trovata molto bene, perché comunque ha uno scovolino allungato e stretto che allo stesso tempo in curva volumizza le ciglia e soprattutto, cosa fondamentale per me, le rende molto molto più nere. Mi sono trovata davvero molto bene, ho letto e visto tantissime recensioni positive e ragazze sì, ve lo consiglio assolutamente. Fatemi sapere anzi anche voi se avete provato questo mascara e appunto se vi è piaciuto o meno. Secondo prodotto, anzi seconda categoria di prodotti che vi consiglio sono sempre di In Casa Essence e in questo caso sono pennelli. Ebbene sì ragazze, anche io sono follemente innamorata di tutti i pennelli Essence, perché comunque ho realizzato con essi tantissimi tipi di make up anche non su di me e mi sono trovata davvero benissimo. In questo caso vi faccio vedere tutti quelli che ho in questo momento ed ad esempio vi faccio vedere questi, che erano tutti e tre di una limited edition. Questo, che come vedete è strausato in quanto uno dei miei pennelli preferiti e si chiama Eye Blender, davvero bellissimo. Inverosimilmente utilizzo spesso anche questo qui, che praticamente è per le sopracciglia, e naturalmente sto utilizzando con piacere quest'ultimo pennello che vado a presentarvi e di cui già vi ho parlato in un video della limited edition che trovate proprio in questo periodo tra gli espositori Essence, ossia la Fall Back to Nature. Vi ho fatto vedere proprio come utilizzarlo in un vecchio video che vi lascio qui sopra nelle schede e anche questo lo adoro. Proseguiamo con alcuni prodotti Sien che possiamo trovare quindi da Lidl. In primis ho segnato assolutamente nel mio elenco la matita per sopracciglia Sien. Come potete vedere è strautilizzata, straconsumata, si è addirittura cancellato tutto da tutte le parti, perché sono sincera è la mia matita per sopracciglia preferita per tutti i giorni ma anche per le serate. Calcolate che è la matita che ho utilizzato anche questa mattina per realizzare questo make up occhi e ragazze, questa dovrebbe essere la numero 01, ha un inci ottimo, mi è piaciuta tantissimo, la sto davvero adorando e è comodo anche questo scovolino che trovate nella parte inferiore per pettinare le ciglia ma anche per sfumare la matita stessa. Mi rivolgo a chi già ha delle belle sopracciglia di base, perché naturalmente se avete pochi peletti o delle sopracciglia un po' irregolari non può una matita soddisfare la vostra arcata sopraccigliare. Ancora parlando di Sien, ho voluto assolutamente includere la nuova matita nera automatica. Questa nello specifico si chiama Eyeliner Pen numero 10 Black, ma in realtà ragazze non ha nulla a che vedere con un eyeliner, perché vedete proprio aprendola è una matita nera automatica che io sto utilizzando davvero tantissimo, sia da utilizzare diciamo come a mo' di eyeliner sia per la riga interna dell'occhio, e davvero mi piace moltissimo e è davvero molto molto scrivente, dura anche tanto tempo. Vi parlo solo ed esclusivamente di questa matita nera
perché l'altra matita nera che potete trovare in collezione permanente da Lidl mi piace, però non al livello di questa, che è davvero una bomba. Per questo video sto cercando di segnalarvi per lo più prodotti che, andando nel negozio dove appunto si possono acquistare, si trovano, tranne che per questo prodotto che, come sapete, adoro, e vi parlo della cipria compact powder di Sien. Questa naturalmente è la cipria compatta numero 01 light, contiene 4,5 grammi di prodotto e secondo me, insieme alla cipria di Puro Bio e di Avril, è uno dei prodotti migliori che si può trovare sul mercato, soprattutto perché ha un buon inci e davvero dà un effetto matte al viso davvero fantastico. Fa durare il trucco e non segna. Questa, ragazze, però è molto difficile da trovare, perché comunque fa parte di una limited edition makeup, di quelli che troviamo da Lidl, che però è presente nelle filiali solo una, massimo due volte l'anno, e la reputo questa qui, quindi la compact, molto molto diversa da queste ciprie che sono le Sien Matte Powder Compact nelle tonalità numero 11 medium e 12 dark, perché ragazze, queste in confronto alla cipria di Sien Limited Edition non sono assolutamente un granché, e soprattutto la numero 12 dark ha anche un inci fatto abbastanza bene, ma la numero 11 medium, ragazze, purtroppo contiene siliconi, quindi come vedete è intatta e io non la utilizzo mai. Ma poi soprattutto mi riferisco in questo caso alla numero 12 dark, ma anche la 11 sono proprio molto scure, cioè possono essere utilizzate secondo me quasi come terre. Vedete, in confronto alla 01 light, questa della limited edition non ci siamo assolutamente. Come vi ripeto, è l'unica cipria che si trova da Lidl che vi consiglio assolutamente di provare, proprio per questo rapporto qualità-prezzo. Ancora parlando di Lidl, non posso che consigliarvi ormai un prodotto che è entrato finalmente a far parte della gamma permanente, ossia lo shampoo Wild Rose. Se avete seguito uno dei miei ultimi video, ve lo linko comunque qui sopra, vi ho detto che finalmente anche alcuni prodotti Sien Nature, fra cui questo shampoo, può essere trovato tutte le volte che vogliamo e che andiamo da Lidl, per fortuna. E per me è stata davvero una bellissima, diciamo, sorpresa, una bellissima scoperta, perché comunque ho rivalutato moltissimo questo shampoo e lo reputo, per i miei capelli grassi alla radice e secchi sulle punte, un prodotto davvero eccezionale. Ha un inci ottimo, contiene 200 ml di prodotto, ha un profumo buonissimo di rosa e, ragazzi, cioè, per me è fantastico. Ultimi prodotti di make up di cui voglio assolutamente parlarvi sono delle matite. Tutte matite Essence, tutte matite labbra. Ne ho ben due da segnalarvi perché sono fra tutte le mie preferite. In primis abbiamo le Ultra Last Lip Liner, che adoro perché durano tantissimo, hanno una scrivenza pazzesca, e poi ultimamente ho preso anche la Drop the Line, queste matite qui nuove, che, ragazze, anche queste sono allo stesso livello delle Ultra Last, sono davvero fantastiche, mi piacciono tantissimo, davvero molto scriventi, molto pigmentate. Infine, ultimo prodotto che assolutamente volevo consigliarvi è della linea PH Bio. Apro una piccola parentesi per dirvi che sinceramente io mi sento di consigliarvi la maggior parte dei prodotti che si trovano da Lidl della PH Bio, però badate bene che molti di questi sono in limited edition, quindi magari è inutile che ora ve ne sto a parlare in questo video se poi magari andate da Lidl e non li trovate mai, o comunque li trovate in un periodo limitato di tempo. Invece mi fa piacere dirvi che adoro tantissimo i bagno doccia della PH Bio, ossia quelli che si trovano insieme allo shampoo tra l'assortimento permanente. Le confezioni sono molto grandi e profumate, e, ragazze, io con tutti i bagno doccia PH Bio che ho trovato, anche quello alla camomilla, mi sono trovata davvero molto
molto bene e anche questi ve li consiglio assolutamente, soprattutto perché hanno un inci ottimo, non seccano la pelle. Ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande, fatemi sapere se acquisterete o avete già provato questi prodotti, se vi siete trovati bene o meno. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!